In diretta dal Salone Internazionale del Libro, siamo nello spazio Book Sprint Edizioni e siamo in compagnia di Roberta Barrottu. Buongiorno, Barrottu, che viene, è nata a Cuneo, però vive in Sardegna. E ha scritto un fantasy che è La profezia del drago. Esatto. È un racconto fantasy che sicuramente è rivolto ad un pubblico di bambini, sì, però anche molto adatto ad un pubblico di giovani, ragazzi, adulti. Di qualunque età. Ecco, innanzitutto perché hai deciso di scriverlo indirizzato ai bambini? Di solito il fantasy è, molti lo rivolgono direttamente ad un pubblico già più adulto. Invece tu proprio ai bambini. Io sono affezionata tantissimo ai bambini, mi piacciono tantissimo, quindi l'ho indirizzato per loro, per fargli venire la voglia di leggere anche. Ecco. Ed è importante. Sì, per me è importantissimo, io adoro leggere, quindi voglio far passare la voglia agli altri. Quindi l'ho indirizzato piuttosto a loro e anche agli adulti, però... Allora, parliamo della profezia del drago, di che cosa si tratta? Cosa succede in questo mondo fantastico? Sono questi due ragazzi, amici dall'infanzia, e un giorno la ragazza, Kate, decide di fare un'escursione per conto suo in montagna, e da lì incontra un portale magico che non aveva mai visto, e entra in questo portale e incontra questo drago. Da lì incomincia a parlare col drago, a stupirsi, perché lei non aveva mai, gli era sempre piaciuta la fantasia, ma non aveva mai creduto di incontrarne uno veramente. Il drago gli dice che fa parte di una profezia, lei non rimane così senza parole, e allora decise che il giorno dopo, il giorno stesso, di far sapere anche al suo amico cosa gli è successo. Gli racconta tutto e il suo amico all'inizio non ci crede, però vuole vedere anche lui con i suoi occhi quello che ha scoperto. Quindi il giorno dopo vanno insieme nello stesso punto e anche l'amico vede che il drago realmente esiste. Da lì il drago le portano a questo portale magico e lì scoprono tutto un altro mondo, un mondo che non sapevano neanche che esistesse, e infatti il drago gli racconta che fanno parte di una profezia, che devono salvare il mondo magico dei draghi, però non si sa come va a finire, cioè per loro potrebbe finire bene come finire male. E quindi c'è un po' di suspense finale. Quali sono gli ambienti, come li hai immaginati, i luoghi magici? Ho immaginato mezzo alla natura, cascate, mondo pieno di animali. Molte montagne, so. Sì, molte montagne, cascate, esatto. Perché amo tantissimo la natura. Ami tantissimo e la natura e gli animali. Sì. Infatti so che hai degli animali, sì, che vivono due con tartarughe te. E due coccorite e un cane che mi ci sono affezionata. Ecco, indubbiamente quindi sono tutte fantasie che sono anche un po' scaturite da quelle che sono le tue passioni, libro, i tuoi interessi. Sì, 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 ho fatto il modo di farli entrare un po' dentro il mio libro preferito. L'ho scritto per gioco, però poi ho visto che è andato bene. Quanto tempo hai impiegato a scrivere questo libro? Ho impiegato più o meno un anno, ma perché mi sono fermata, non credendo che andasse a finire a buon fine. Poi ho provato a finirlo e ho visto che si è realizzato il mio sogno. Quindi inizialmente non avevi neanche intenzione di pubblicarlo? No, era più che altro una storia per me o per le mie amiche che abitano con me, che mi conoscono. E il libro a chi l'hai fatto leggere? Allora, una mia amica speciale che ho fatto leggere le prime pagine e gli è piaciuto tantissimo, però poi dopo ha voluto sapere come finiva, allora da lì mi ha fatto venire ancora più voglia di scrivere e quindi l'ho finito. E ti sei convinta a finire, sì, la storia, però sicuramente insomma ci sarà un messaggio che vuoi trasmettere con questo, sì, libro? Beh, che... Al di là del far sognare i bambini. Sì. E indurre alla lettura e quindi sollecitare e stuzzicare la loro immaginazione. Che la fantasia è sempre bella, che ti fa uscire dalla vita reale di tutti i giorni. Ecco, se vuoi uscire un po' di... Ti immagini queste... Io mi immagino in un altro mondo, in un'altra dimensione.
poi vedo che sei anche molto molto legata al drago. Sì. Lo porti anche al collo, sì. Insomma, quindi significa che sì, veramente mi dà forza, coraggio, e non sempre per me non sono sempre cattivi i draghi, cioè io li immagino anche buoni. E infatti il tuo è un sì, drago è buono, buono. Sì. Un drago buono. Ci sono momenti particolari che ti ispirano durante la giornata o periodi particolarmente? A volte magari quando sogno qualcosa. Allora sogno qualcosa che fa riguardo al fantasy e mi viene l'ispirazione anche dai sogni. Quindi il giorno dopo scrivi? Sì, provo a scrivere e vedere cosa ne esce fuori. Secondo te ci sarà un dopo di questo sì. libro? Allora ci sto già pensando a un dopo e sì, potrebbe esserci. Penso anche di farne una trilogia per concludere proprio in bellezza. Oltre ai due protagonisti principali, quali sono gli altri protagonisti? Allora ci stanno i quattro draghi, perché non è uno, e gli amici di questi due ragazzi che incontrano nell'altro mondo fantasy, che li aiutano a combattere e a imparare le tecniche di combattimento con la spada o con l'arco, frecce arco. C'è stato un momento di stop, nel senso non sapevi come far proseguire a volte la storia? Sì, ma per pochi giorni, poi ricominciavo subito a scrivere, a volte non mi fermavo neanche, quindi continuavi. Allora davvero possiamo lanciare un appello, diciamo così, sì, ai lettori, a chi ci sta seguendo in questo momento, che cosa possiamo dire loro per appassionarli a questo fantasy, che non è solo per bambini. C'è anche una breve storia d'amore fra i due protagonisti, e quindi sia per bambini che anche per piccoli, quindi anche per adulti. È carica quindi di sentimento anche? Sì. Oltre all'amore troviamo sicuramente il coraggio, amici, la voglia coraggio di combattere, di far esaltare il coraggio dentro di sé. Grazie davvero, grazie per essere stata con noi Roberta. Grazie a voi. La profezia del drago, un fantasy da leggere, noi ve lo consigliamo. Roberta Barrotto.